Ciao a tutti amici, eccoci qua con un tutorial un po' particolare perché mi è stato chiesto di far vedere, anche se molto semplice, come fare l'effetto fantasma e da questo si può inventare l'effetto teletrasporto o anche altre cose. Ma come mai ritorna in voga questo effetto? Vedo che molti lo fanno con Premiere eccetera. Perché questo qua in realtà è un effetto vecchissimo che si rifà proprio agli albori del cinema. L'ideatore di questi effetti è Georges Méliès, nato a Parigi nel 1861, riconosciuto come padre degli effetti speciali. Si racconta un aneddoto in cui stava girando delle scene in esterno e la cinepresa si è inceppata per ripartire poco dopo. In fase di sviluppo e montaggio si è accorto che una carrozza spariva e al suo posto compariva un carro funebre. Da qua sono famosi i suoi trucchi, come ad esempio risale al 1896 il suo film Escamotage d'un dame chez Robert Houdin, nel quale si diverte a far sparire questa dama per far apparire uno scheletro e alla fine far ritornare una dama. Conosciutissimo per il suo capolavoro del 1902, Il viaggio sulla luna, che tutti conosciamo. Questa introduzione storica per farvi capire che questo effetto risale veramente agli albori del cinema. E per riprodurlo non ci serve che un bel cavalletto, una telecamera e una location fissa da riprendere. Sono sicuro che molti di voi l'avranno utilizzato nei matrimoni. Infatti questo spezzone è tratto dal mio matrimonio. Vedete, due fantasmi sposini che si alzano dalla panchina. Era un classico, bastava riprendere la panchina con un cavalletto comunque in posizione statica e poi sovrapporre appunto il video degli sposi. Ma vediamo assieme questa cosa molto semplice come magari si può anche abbellire o realizzare al meglio. Io stesso mi ero divertito a fare questo trucchetto per un video di mia figlia dove doveva recensire un libro di Kinsella, La ragazza fantasma. E vedete come ho trasformato mia figlia in fantasma dissolvendola su un fondo fisso. Io proverò con due riprese, sono tutte e due fatte così al volo. Una è di un filmato che avevo fatto, Fatalità, ho ripreso una macchina che passava e adesso proviamo a farla sparire, e un altro che mi sono ripreso un attimino io su un divano, anche una ripresa non fatta tanto bene, ma è tanto da usare come test. Quello che avete ben capito è che bisogna avere una ripresa a cavalletto di un ambiente statico, come in questo caso ad esempio vedete la strada eccetera. Non usate un fermo immagine perché molte volte questo risulta troppo statico, e perché magari nel fermo immagine si può perdere, se la ripresa è interlacciata, la risoluzione, e questo rende la cosa molto brutta. Tra l'altro, se siete in ambienti esterni dove ci possono essere leggeri movimenti, come ad esempio le foglie degli alberi, è meglio avere un pochino di movimento. Invece dall'altra parte ci sarà il nostro soggetto, in questo caso questa macchina, che faremo sparire. Andiamo a unire le due immagini, a sovrapporle come è successo quella volta con la pellicola, semplicemente trascinando una ripresa dentro l'altra, e che vediamo che in questo caso, ecco, se vogliamo far sparire la macchina dobbiamo fare ovviamente il contrario, facciamo arrivare la macchina e poi qua la vogliamo far sparire, quindi tagliamo questa ripresa e andiamo a unire la ripresa della strada vuota, la andiamo a sovrapporre e vedremo che la macchina passa e a un certo punto sparisce nel nulla. La velocità con cui sparisce sarà la zona di sovrapposizione della dissolvenza, per cui
se la dissolvenza è lunga, la sparizione sarà molto lenta. Più la tirate dentro, più vedete, avrete la macchina che sparisce nel nulla. Attenzione, se c'è qualcosa che cambia nella scena, ad esempio se questa macchina nel frattempo va via, lo noterete. E questa è la cosa più semplice. Possiamo farla ovviamente in uscita, possiamo farla in ingresso facendo apparire la macchina ad esempio da questo punto. Andiamo a sovrapporre e la macchina apparirà in mezzo alla strada. Ovviamente questa cosa si può fare sia in dissolvenza che a stacco. A stacco però non è così bello da vedere, vi consiglio sempre di fare una dissolvenza. Lasciamo perdere un attimo la macchina, poi ci torneremo eventualmente, e facciamo vedere la scena dove io sono sul divano. Praticamente anche qua c'è una ripresa a cavalletto sul divano e una ripresa dove ci sono io che leggo. È sufficiente sovrapporre le due immagini per avere l'apparizione a fantasma. Ovviamente poi più la tirate, come abbiamo detto, e più l'apparizione sarà lenta. Lo stesso se volete fare la sparizione, invece basta porlo alla fine e questa persona sparirà. Se invece la terza possibilità è quella di sovrapporre le due scene, quindi alla scena vuota andiamo a sovrapporre la scena con la persona, il soggetto. In questo caso, se vogliamo una trasparenza, sarà sufficiente regolare la barra della trasparenza sulla clip del soggetto. In questo caso avremo semplicemente la persona trasparente. Per variare un pochino l'effetto è possibile poi andare a giocare con le chiavi, ad esempio, e in questo caso proveremo un wipe. Andremo a regolare la chiave e vedete che attaccando sui punti chiari avremo un effetto diverso. Questo può essere sommato sempre alla dissolvenza della clip per ottenere una cosa un pochino diversa dalla dissolvenza, e vedete che otteniamo questi effetti dove le parti chiare sono più evanescenti, diciamo. Potete fare un esperimento con vari tipi di chiave. A questo potete incominciare ad aggiungere delle dissolvenze particolari create con un cookie cutter e un effetto glow, come vedete ad esempio in questo esempio qui. Come ho fatto, andiamo a vedere, resetto un attimo, ecco, praticamente vado a aggiungere un cookie cutter, eccolo qua, lo faccio a effetto ovale per lungo e vado a sfumare i bordi. Poi vado a ridurre la dimensione e magari sfumare molto i bordi. In questo caso vedete che abbiamo un'opacità centrale e poi che il soggetto va via sfumando verso i lati. E a questo ovviamente possiamo lo stesso aggiungere la trasparenza per creare una trasparenza anche nelle zone più opache, però vedete che non è più regolare. E poi sempre a questa clip possiamo andare ad aggiungere un glow. Glow ce ne sono di vari in Video Pro X, usiamo quello suo di base. Bisogna impostare a tutto uno il colore, così sarà bianco. Aumentiamo l'intensità, vedete, eccolo qua, e poi la percentuale di glow, un po' di soppressione in alcune aree, e ecco qua che abbiamo ottenuto un effetto glow. Purtroppo io qua dietro di me ho un fondo bianco, ma se adesso andiamo a spostare la clip potremo vedere che appare e scompare il fantasma. Un po' veloce perché non ho molta clip qui, magari posso. Ovviamente se al posto della dissolvenza in ingresso mettete una transizione otterrete questi passaggi particolari in base alla tendina che andate a inserire qui.
Se volete abbellire l'effetto, nel momento della dissolvenza in ingresso o uscita sovrapponete un effetto, ad esempio nel mio caso ho fatto apparire queste stelle. Come ho fatto? Semplicemente ho esportato un frame fisso, poi a questo il frame era questo, a questo gli ho disegnato sopra, vedete, una maschera bianca nera con un programma di disegno. Ho praticamente ricalcato la parte dove ero io, ho passato il tutto a Bluff Title e ho attivato delle stelle sopra questa figura. In questa maniera poi ho esportato questo video e l'ho sovrapposto. Con lo stesso principio possiamo fare qualsiasi animazione. Ad esempio adesso ho caricato la figura su un livello schizzo e farò apparire con questa animazione così. Ed ecco la sciocchezza che ho ottenuto. Ad esempio un effetto molto carino, io lo qua l'ho fatto in zoomata. Se voi avete magari un ambiente ampio, una persona che entra camminando, potete, se avete girato il video con una risoluzione abbastanza grande, zoomare e ottenere una cosa di questo genere. Ovviamente dovete zoomare o spostare uguale le due clip. Come fate? Create un movimento su una e poi lo copiate e andate sull'altra e fate paste. E ad esempio nel mio caso ho ottenuto questo, dove potete simulare la telecamera che si muove. È molto carino, ad esempio se c'è una persona che sta camminando e creiamo una panoramica con la telecamera, se abbiamo possibilità di zoomare un pochino e spostarci a destra e a sinistra con l'immagine. Ad esempio sono tornato sulla macchina, non l'ho fatto proprio benissimo, però se sincronizzate il movimento della prima clip con la seconda, vedete che otterrete che sembra che la camera si sposti mentre va a riprendere la macchina che sparisce. Adesso ovviamente, fatto meglio e calcolando tutti i punti, avete un spostamento in orizzontale di entrambe le clip e questo fa sembrare la ripresa ancora più vera. Almeno di non avere un qualcosa, un cavalletto particolare che ci permetta di fare due panoramiche uguali. Ad esempio potrebbe essere il caso di uno slider che va da sinistra a destra sempre nello stesso tempo. Facciamo una ripresa a vuoto della scena, ad esempio una stanza con lo slider che va a sinistra a destra, e poi ripetiamo la stessa ripresa con lo slider negli stessi tempi con una persona nella scena. In questa maniera avremo creato anche un movimento di camera dove poi metteremo in dissolvenza, faremo apparire la persona. Da qua lo stacco sulla stessa scena, sempre a cavalletto, può servire per fare degli effetti visivi semplicemente, ad esempio con degli oggetti o lo stesso oggetto che sparisce e appare in diversi punti nello spazio. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, anche se si rifà cose del 1800, può darsi che ci sia qualcuno che lo trova sempre simpatico ed interessante. Ciao, alla prossima!